Un buongiorno a tutti gli amici di Naturalmente Viaggiando. Oggi sono partito in direzione di Bagno di Romagna, dove andrò alla scoperta della ciclovia Romagna-Toscana. Un progetto nato dal desiderio di unire due territori, quindi quello romagnolo con quello toscano, attraversando gli Appennini in sella a una mountain bike a pedalata assistita. Il tutto si svolgerà su due tappe, la prima a Bagno di Romagna e la seconda a Badia Prataglia, in provincia di Arezzo, in Toscana. Ormai sono quasi giunto a destinazione, scendo dalla macchina, mi cambio e mi preparo a pedalare. Pronti, partenza e via, iniziamo la nostra escursione. Ti scarichi la mappa. Quello cos'è? Bagno di Romagna, vero? Lì in mezzo c'è Bagno di Romagna. Questi invece, sti roccioni qua. E qui si vedono i vari strati geologici del movimento della Terra. Quando si crea una montagna, spinge da una parte e da quell'altra, a destra e a sinistra, e crea tutte queste linee, no? Che sono le varie linee geologiche del terreno e delle ere che sono state. Perché qui ci sono anche reperti di fossili marini, perché eravamo sotto il mare. Ed eccoci al bivio. Adesso noi scendiamo giù di là. Sì, e di qua ci si va sui mandrioli. Continua il sentiero 00, sì? Il sentiero del lupo, che si esce sui mandrioli. Invece giù di qua dove si va? A Pietrapassa. Poi dopo andiamo giù a Cadiveroli. Perfetto. Ah, ok. Quindi di qua, volendo, si può anche intercettare il cammino di San Vicinio. Bravo, è il cammino di San Vicinio questo. Ah, è il cammino di San Vicinio. E qua adesso ci troviamo al passo Monte Carpano. Bravo. A 1018 metri sul livello del mare. Ah, infatti, guarda qua, anche segnalata. Sì. Pietra Pazza, 209. Ale. Il Monte Carpano, però la cima è quella lassù. Quella sulla, dove eravamo prima? Ci si arriva solo a piedi. Ok. Non ci si va. Forse te la potresti anche fare scendere. Sul proprio la cima di Monte Carpano è quella lì. Perfetto. Anche qui, guarda, non sarebbe male. Cacchio, è bello che è qua. Eh? Bellissimo. La strada va giù, tipo così lì, dopo c'è la strada sotto, tutto torna. Sì. Bello. Alcuni scorci magnifici che si possono intravedere percorrendo questo sentiero. Staccatona. Buongiorno! Oh, buongiorno, salve! Salve! Lui è Pierluigi Ricci. Ciao, piacere. Salve. Della nostra zona. Andrea, vai da giù che... Buongiorno!
questa si chiama pietra pazza, ok? Per quale motivo? Perché la chiesa è ancora consacrata, quindi chiesa e canonica. In realtà per tanti anni la canonica è stata anche la scuola pluriclasse di questa vallata. Teniamo conto che dai primi anni del 1960 tutte queste zone si sono spopolate. Processo inverso, vi spiego. Tutto il nostro territorio era governato da questi grandi feudatari di nome Conti Guidi, che si erano divisi le proprietà tra Romagna e Toscana. Quando i Conti Guidi furono cacciati dalla Repubblica Fiorentina, cosa è successo? Che tutta la gente che fino a quel momento era stata dentro al castello o appena nelle zone lì dietro si è sentita in diritto e in dovere di andare a cercare meglio dire. Quindi ha cominciato ad andare nell'entroterra bagnese, qui siamo nel comune di Bagno di Romagna ancora, e ha cominciato a fare gli appoderamenti. Il primo step, il primo passaggio era il ronco. Roncare cosa significa? Era una pratica precisa, arrivare in un posto, tagliare il bosco, la ramaglia, bruciarla, i tronchi, costruire case o altre cose. Quindi questo processo è nato proprio verso il 1480. Processo inverso, quindi costruzione di case, strade mulattiere, chiese, cimiteri, e c'è stato, non dico del benessere perché è assurdo definire benessere, però la gente fin quanto non aveva necessità di luce, di acqua, chiamiamola corrente inteso come acquedotto, di spostarsi, non fisicamente a piedi, perché tu dobbiamo capire una cosa, che dal di qui andare a cercare un dottore non è che andavi lì dietro, dovevi andare a Bagno di Romagna. Bagno di Romagna, dovevi partire di qui, hai visto dove sei arrivato, da Monte Carpano, poi devi scendere giù a Bagno, Monte Carpano è 1000 metri, qui è 625. L'inverno non è proprio easy. Non è il massimo dei massi. Racconto due cose al volo, magari se le vuoi tagliare le tagli, ma questa è storia di vita vissuta, nel senso che ci fu un anno che la neve fioccò per giorni continui, e insomma dico, ci furono due morte abbastanza violente in seguito delle slavine, e cosa fecero? Il funerale lo fecero dopo 15-20 giorni, quindi succedevano anche queste cose. Quindi processo di stabilità di persone, processo inverso, come ho detto prima, negli anni tra gli anni 60 e gli anni 70, credo, se non ricordo male, gli ultimi abitanti che sono partiti da Bagno, adesso prenderete questa strada, dopo circa mezzo chilometro sulla destra c'è questo posto che si chiama Ca di Pasquino. Gli ultimi abitanti che sono partiti da Pietrapazza penso che sia stata nella primavera del 1970. Quindi queste zone sono tutte completamente disabitate. Non guardiamo alcune case che sono state ristrutturate, ma esclusivamente per godere di ferie, eccetera, eccetera. Quando arrivate più avanti, prima di arrivare a Ponte Bottega, c'è questa casa meravigliosa sulla sinistra che si chiama Cetoraio, e quella è una casa per ferie. È una casa ristrutturata, data in gestione, è una cosa molto bella, la vedrete. E niente, Dio buono, queste guide che non sanno cosa dire. Alternative. Alternative. A corrente alternata. Ma senti, io me lo posso permettere, 40 anni, io il primo attestato di accompagnatore di montagna lo prendo nell'88, mi posso permettere anche di dire qualcosina di più, magari, però è per il bene, Io lo dico sempre esclusivamente perché amo. Dicevo con lei quando stavamo venendo in macchina, io credo di aver fatto la monastera a Bagno, Pietrapazza e ritorno almeno 180 volte, credo, nella mia vita. Detto questo, la vallata di Pietrapazza coincide col fatto che esiste il Biden, che è un fiume, e non ha avuto molta fantasia, bidente della vallata di Pietrapazza. Poi nella versante opposto c'è il bidente della vallata di Ridracoli, non so se hai avuto modo di capire del lago di Ridracoli, ancora non c'è stato parlato, vabbè, comunque quella lì è dove c'è questa diga, questo invaso,
è la vallata del vidente di Ridracoli. Poi c'è un altro vidente che è la vallata del vidente di Campigna delle Celle. Tutti e tre in località Santa Sofia si riuniscono e prendono il nome di Fiumi Riuniti, che sarà poi il fiume Ronco a Forlì. Questa è una delle cose più belle a livello naturalistico, insediativo, storico, culturale che ci possa essere. È un esempio vero e proprio di insediamento, di vita vissuta. Siamo ai piedi della catena appenninica, non lontanissimi da, quindi qui siamo all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone Campigna, 36.400 ettari di territorio, suddivisi appunto dal crinale appenninico tra Romagna e Toscana. Nel versante romagnolo del Parco Nazionale esiste un appezzamento di terreno, solo nel versante romagnolo, due terzi nel comune di Valle di Romagna, un terzo nel comune di Santa Sofia, è un territorio di attualmente di 864 ettari ed è una riserva naturale integrale. Cosa vuol dire? Vuol dire che là dentro l'uomo veramente ci ha messo poco piede, ha fatto pochi stravolgimenti, quindi negli anni, è la prima, quindi è stata istituita, pensa un attimino, è stata prima istituita la riserva integrale 1959, e può essere un paradosso, il Parco Nazionale è stato istituito nel 93. Teniamo conto che prima del Parco Nazionale, ma solamente il versante romagnolo, ha visto il Parco di Crinale del versante romagnolo. Erano 16.000 ettari allora, poi fu istituita la legge quadro sui parchi nel 91, che non esisteva una legge quadro dei parchi nazionali. Nel 91 è stata varata la legge quadro e proprio in quel frangente è stata varata, messa a punto la perimetrazione del futuro Parco Nazionale, che come ti ho detto è arrivato nel 93. Quindi prima riserva naturale integrale, poi Parco Nazionale. Dal 2017 la riserva integrale di Sasso Fratino è diventata patrimonio dell'umanità, quindi credo che un biglietto da visita così importante l'abbiamo poche al mondo, non Europa. Riserva naturale integrale patrimonio dell'umanità. La motivazione del patrimonio dell'umanità non è dettata solamente dal fatto che tu là dentro non ci puoi andare, se non, vabbè, tu potresti chiedere, allora lo faccio a livello conoscitivo, scientifico, allora l'amministratore delle foreste ti può dare il permesso, sempre accompagnato dal Corpo Forestale, Carabinieri Forestali, ma la motivazione dell'appellativo del patrimonio dell'umanità è data non solo da quell'appezzamento, ma dalle foreste faggete vetuste, e per vetusto non significa solo vecchio, significa bello, grandioso, spettacolare. Uh-huh. E queste faggete sono sicuramente tra le più belle d'Europa, sicuramente. Quindi ecco la motivazione per cui chi viene nel nostro territorio, apprezzando tutto il territorio, l'avrei potuto vedere, strade sterrate, mulattiere, sentieri, ma soprattutto questa magnificenza di questo crinale che la fa da padrone. Mi blocco qui, altrimenti ti addormento a tutti. E tu che negozio hai? Vabbè, io ho ideato il sentiero del Ligno. La vegetazione cambia a seconda dell'altezza, quindi del clima. Sì. Qui siamo a 625 metri, quindi ci saranno querce, ci saranno carpini, frassini. Man mano che ci spostiamo verso l'alto, quindi ipotizziamo di prendere questa mulattiera e salire a 1000 metri, il paesaggio cambia totalmente, perché a quelle altezze domina il faggio. Esiste un bosco di transizione alla faggeta. Uh-huh. Cosa vuol dire? Che fino ai 950 metri circa persistono ancora parzialmente queste piante, ma da quel momento in poi chi domina in assoluto è il faggio. In realtà non è così, perché la più grande espressione di naturalità dei nostri territori è sia la faggeta, ma il bosco misto, cioè faggio misto e abete bianco. Che si trovano. Se noi vediamo dei grandi appezzamenti di abete bianco, quello è un bosco artificiale. Ma se noi vediamo faggio e poi adesso che è ancora molto verde, vediamo qualche macchia di abete bianco, quello è un bosco misto. Laddove, se noi andassimo ad esempio all'Eremo di Camaldoli, in altri posti dove c'è in campigna
dove c'è tanta abete bianco, quello è coltivato, piantato, e potremo notare che dentro il bosco di abete bianco non nasce niente, perché è un terreno acido dovuto alla resina. E uno può dire subito, osservare, ma come fa l'abete bianco a vivere col faggio? Perché il faggio gli procura lettiera, humus, e quindi il faggio riesce, l'abete bianco riesce a vivere. Quando l'abete bianco è in sovrannumero, tra virgolette, regredisce l'abete bianco. Quindi è un processo naturale incredibilmente bello, ok? Quindi questa qui è grosso modo, e la faggeta persiste fino ai 1650 metri circa. L'abete bianco invece vegeta, vive tra i 950 e i 1400 metri. Se andando verso Rio Salso, dove abita la mia compagna, che nel versante toscano del parco, l'altra sera la sua sorella ci ha mandato un audio, si sentono già i bramiti dei cervi, che sai cosa sono. Quindi se tu cominci a andare, se voi andate su e girate e sentite qualcosa che sembra un toro, una mucca, secondo me possono cominciare a essere i bramiti. Quindi già presenti. Sì, perché loro cominciano tra metà settembre e metà ottobre finiscono. Ma non è che timbrano il cartellino ed è una cosa fissa. Quindi potrebbero... Anche in base all'evoluzione della stagione. Bravissimo, e ci sta adesso che è stato un caldo immenso e che loro sono per tanto tempo chetati e cominciano ad avere un modo di esprimersi, perché c'è la tranquillità, perché è più fresco, o magari le femmine cominciano a muoversi, sentono l'estro, ma i bramiti persistono solo in questo periodo. Quindi, e in questo periodo il maschio tende a formare are. Negli altri periodi, quindi 11 mesi praticamente, vivono i cervi in gruppi unisessuali, maschi da una parte e femmine da un'altra. Poi abbiamo caprioli, daini. Una cosa importante, da anni è tornato il lupo, per molti è un elemento di disturbo, non è così, perché se il lupo potrebbe anche a volte aggredire pecore, è ovvio che l'allevatore si arrabbia, ma siamo nel 2021 e ci sono dei metodi per tenere il tuo gregge in maniera incredibile, quindi cani da guardiania, pastori maremmani che sono specializzati in questa cosa, rete antigatto, si chiama così perché è rivolta la parte superiore verso l'esterno, interrata di mezzo metro, e salvi le tue pecore. In ogni caso non è colpa del lupo, è colpa nostra che gli abbiamo invaso il suo territorio. Quindi il lupo è giusto che faccia il suo lavoro. Bravissimo, da lupo. Perché il lupo in un ambiente naturale mantiene un equilibrio faunistico eccellente, mi spiego. E lui non è uno stupido, aggredisce animali vecchi, ammalati o feriti, perché lui il tutto è subordinato al cibo, ma deve anche dosare le proprie energie. Perfettamente inutile che corra dietro. Intelligente. Vai. Intelligente. Abbiamo detto tutto. Intelligente. Andato? Cosa? C'era un serpente qui lungo qui. Ah. Però penso che sia. Bello sto paesino qua. Questo è Rio Salso. Ed eccoci arrivati nel villaggio di Rio Salso. Salso! Siamo giunti all'ultima discesa di giornata. Quindi questa prima giornata finisce qua.
Si è conclusa la prima giornata sui sentieri nei dintorni di Bagno di Romagna, esperienza bellissima, e adesso scendo appunto in paese per mangiare qualcosa e andare alle terme. A me non resta che augurarvi una buona giornata e alla prossima puntata, dove appunto vi porterò alla scoperta del lato toscano. Ciao!